Buonasera e benvenuto Roberto. Buonasera, grazie. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ecco. Eccoci qua, sono felicissimo di vederti. Felice sono io che sei venuto e complimenti, ti faccio già i complimenti. Io di solito li faccio alla fine. Grazie. Però io l'ho fatti già quando mi è arrivato il tuo materiale, che ho ascoltato, ho visionato per bene. Grazie. È stato veramente un ragazzo, a parte sei un ragazzo, sei un artista molto bravo. Grazie, grazie. Allora, caro. Accomodiamoci. Ci accomodiamo. Posa il microfono. Ecco qua, non ci fate caso, qua è tutto live, quindi noi ci muoviamo live. Io mi siedo quando ovviamente è pronto anche il nostro ospite, al mio 3. 1, 2, 3, oh! Ah, eccoci qua. Allora, Roberto, che bello che parliamo della lirica questa sera in televisione, perché si fa molto raramente purtroppo questo. Sì, purtroppo ormai nel paese del bel canto che è l'Italia è diventata un po'... una cosa viene considerata spesso un'arte di nicchia, in realtà è quanto di più popolare ci possa essere, quindi deve ritornare quella popolarità che contraddistingue l'opera lirica. Allora, voglio capire un attimino, perché non è, è facile trovare più soprani, ma tenori, soprattutto al giorno d'oggi, è abbastanza raro. Sì, è una vocalità più difficile, più rara, come dicevi tu, soprattutto un tipo di tenore come la mia vocalità, ovvero un lirico spinto, drammatico, vocalità più scure che si avvicinano al baritono, perché i maschietti evidentemente oggi come oggi sono più pigri nello studio, non vogliono tanto impegnarsi, lo studio del canto è impegnativo e quindi magari invece le femminucce sono più brave. Le femminucce sono brave in tutto. Sono ci più brave, sono tutto. Più serie e quindi ci superano in tutto, come dici giustamente tu. Però anche noi maschietti ci sappiamo difendere, dobbiamo dire la verità. E tu sei un esempio. Allora, quando parte questa meravigliosa avventura? Allora, l'avventura del canto parte ormai diversi anni fa, ero giovane, studiavo pianoforte. Sei giovane pure mo, non è che sei... Sì, ragazzi, è giovane, quanti anni c'hai? Il mio compleanno è alle porte, ah. Faccio 41 anni. Vabbè, 41 anni sei giovanissimo. Sono giovane, sì, ne preferivo 10 di meno, però va bene pure così. E quindi, in diciamo, età adolescenziale ho iniziato a studiare il canto, il coro, cori polifonici, a Nepi, nella scuola musicale di Nepi, e poi spinto dal direttore di allora, un grandissimo musicista, un grande chitarrista,
che purtroppo non è più con noi, Flavio Ciatto. Grazie a lui ho iniziato lo studio, sono entrato al Conservatorio di Santa Cecilia e quindi diciamo è partito tutto quanto. Ovviamente dopo un provino, perché là comunque ci sono dopo l'esame di ammissione, certo che è molto duro, quindi dopo l'esame di ammissione sono riuscito ad entrare, ho intrapreso il percorso accademico, poi concorsi, audizioni e la carriera. E tanto studio. Lo studio che è continuo, perché non potrebbe essere altrimenti, bisogna allenarsi quotidianamente, studiare sempre. In questo periodo dove siamo tutti reclusi, lo studio diventa anche una valvola di sfogo, quindi esatto. Magari con lo studio proprio si evade da questi domiciliari, esatto. E quindi ben venga, insomma la musica è un grande balsamo per l'animo. Allora, a parte che parliamo di musica e parliamo di giovani, e a voi ragazze che siete a casa, che sicuramente alle scuole studierete musica, ma secondo te si studia poco la vera profondità della musica e quindi è più una questione teorica quello che si va a studiare, o l'essenza musicale bisogna veramente studiarla come si deve nelle scuole al giorno d'oggi? Allora, nelle scuole purtroppo l'educazione musicale è considerata una materia secondaria e questo è una cosa che mi dispiace moltissimo, anche perché pensa, io sono proprio stato invogliato a iscrivermi a pianoforte alle scuole medie, perché c'era il mio professore che mi aveva trasmesso questa grande passione per la musica, ha acceso in me quella scintilla che mi ha portato poi a volermi iscrivere a una scuola di musica, ad approfondire lo studio di uno strumento. Quindi se trovassimo tanti di questi insegnanti che accendono tante scintille, veramente la musica in generale, ma anche l'opera, perché comunque poi parliamo di opera lirica, tornerebbe ad avere quella grande popolarità, quello splendore che merita, soprattutto, come dicevo prima, in Italia. Noi siamo stati i videatori, perché il melodramma nasce in Italia, l'abbiamo fondato noi, l'abbiamo creato noi dal nulla, perché si pensava storicamente, si pensava di creare di riprodurre la tragedia greca, in realtà è stata riprodotta una nuova forma d'arte che tutto il mondo ci invidia. Quindi quando io vado a cantare all'estero, quando avendo la fortuna comunque di cantare di girare, tantissimo, certo, nel resto del mondo, perché non dimentichiamoci che l'opera lirica è il più grande veicolo della lingua italiana nel mondo. Se in Azerbaigian, in Guatemala o in Paupasia si parla italiano, molto spesso, il 90% dei casi, è perché si vuole imparare l'opera oppure si ascolta l'opera. Quindi ascoltando Puccini, Verdi, Mozart, che le più popolari opere di Mozart sono in lingua italiana, è proprio perché appunto l'opera lirica porta la lingua italiana nel mondo, e questa è una cosa straordinaria. Quando si dice che la musica è il linguaggio universale, in questo caso sì, l'Italia è stata proprio... è, come dicevo, un grande anche veicolo per portare il nostro patrimonio in giro per il mondo. Allora, chi ti sei ispirato? Allora, io mi sono ispirato a tanti, mi ispiro tuttora a tanti, perché ho i miei miti, ho i miei mostri sacri che ogni tanto ascolto, cerco di appunto ispirarmi, come hai detto tu, non di imitare, perché nel canto l'imitazione non è mai una cosa buona. E pochi giorni fa è stato il centenario della nascita del mio mito assoluto, che è Franco Corelli, un tenore a torto poco ricordato, perché negli anni 50 è stata, 50-60 era in assoluto la star più famosa, che continuamente al fianco di Maria Callas, quindi un'altra grandissima
diva del melodramma. Purtroppo però, se io dico chi è Franco Corelli al giorno d'oggi, pochissimi mi saprebbero rispondere, pur essendo considerato il più grande tenore di tutti i tempi. Magari si conosce più Pavarotti, un altro grandissimo, che ha vissuto anche di un altro tipo di popolarità, perché c'è stata un'altra mediaticità che comunque ha portato... La televisione aiuta tanto. Aiuta tantissimo. La nostra cassa di risonanza. Iniziava pure lì, Franco Corelli è stato uno dei protagonisti dei melodrammi che all'epoca venivano fatti per la televisione, per la Rai, c'era un unico canale, quindi venivano trasmessi, era molto molto famoso appunto negli anni passati, oggi un po' meno, però ecco, mi ispiro a lui, ma ascolto molto pure Pavarotti, perché comunque è stato grandissimo, come Carreras, Mario Del Monaco, insomma, questi sono tutti per me fonte di ispirazione, chiunque ti può dare qualcosa, però ecco, insomma, questi giganti sono veramente inarrivabili e fonte di ispirazione. Con chi ti piacerebbe duettare? Allora, duettare, se parliamo appunto dei giorni di oggi, c'è un soprano che stimo tantissimo, un soprano russo, che mi piace moltissimo, non ho avuto ancora la fortuna di incontrarla, si chiama Anna Netrebko e mi piacerebbe moltissimo conoscerla e cantarci insieme. Mentre qui di italiani ci sta qualcuno? Di italiani ci sono tantissimi grandi artisti, molti li ho conosciuti, c'è Anna Pirozzi, che è un'altra grandissima artista che mi piacerebbe conoscere e cantarci insieme, e poi c'è un altro invece che è un più uno sfizio, perché anche se ha dato, se sta sempre dando l'addio alle scene, c'è Mariella De Via, che è un altro grande soprano che mi piacerebbe conoscere e cantarci insieme. Beh, e chissà se prima o poi non si avverranno entrambi questi. Sì, incrociamo le dita. Allora, io spero che qui a Viterbo, che ci ospita, appena si apre il teatro, di venire a vedere un tuo spettacolo. Me lo auguro. Il Teatro dell'Unione è un teatro meraviglioso, dove io ho avuto la fortuna di cantare varie volte, con un'acustica meravigliosa, è stato tutto ristrutturato, quindi deve ritornare allo splendore che merita. Allora, dai un consiglio ai tanti giovani che ti stanno guardando, che vogliono apprestarsi al mondo della lirica. Sì, diciamo, il consiglio primario che posso dare è quello di seguire la propria passione senza demordere, senza farsi ostacolare da niente e da nessuno, perché le passioni vanno assecondate in toto, e crederci veramente fino alla fine. E poi una cosa banale, ma studiare, perché è uno studio duro, difficile, che a volte fa veramente versare lacrime amare, ma che poi può riempire di grandi soddisfazioni, quindi soltanto lo studio può dare quel risultato che si cerca, quindi banale, ma è questo. È fondamentale lo studio. Allora, caro Roberto, il timer, come vedi, lì c'è un bellissimo timer che scorre, ecco, e adesso dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità. Io ti ringrazio e spero di riaverti al più presto qui. Grazie, lo spero anch'io di tornare presto tra di voi. Allora, ringraziamo Roberto Cresca e pubblicità. Ceramica Flaminia, da oltre 60 anni, produce sanitari in ceramica di design ed esporta in più di 70 paesi. Efficienza, qualità e ricerca fanno del marchio Flaminia uno dei più prestigiosi testimoni del saper fare italiano nel mondo. Gli stabilimenti si trovano in un territorio ricco di materie prime